Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. È vero, non pubblico un video qui dall'epoca paleozoica, avete ragione, ma chi mi segue sulla piattaforma Viola sa che non è stato un periodo semplicissimo dal punto di vista di salute e poi ho avuto un viaggio in America per via di un torneo di FC. Però eccoci tornati, e quale occasione migliore ovviamente per parlare della beta di UFL, il nuovo titolo calcistico di casa Strikers che è stato disponibile per tutto il fine settimana appena concluso. Io la prima cosa che ho fatto una volta rientrato dall'America è stato dire ok, fatemi fare un paio di partite in maniera tale che anche io so di cosa parlare e posso dare le mie opinioni su questo gioco che è vero che è in fase beta, però sappiamo che di solito le beta troppo lontane dal prodotto finale non sono. Come potete ben vedere, siamo già all'interno della schermata iniziale del titolo, che ovviamente è una schermata che ci rimanda a quelli che sono elementi già presenti in FC24, una schermata molto familiare, però molto semplice, molto pulita e soprattutto molto fluida. Guardate come mi muovo rapidamente all'interno dei menu. E la prima voce che troviamo è quella del giocare una partita, ovviamente classificata oppure locale. Abbiamo poi la schermata del mio club con la squadra, la personalizzazione e le divisioni. Ovviamente all'interno della squadra troviamo appunto la nostra formazione, dalla quale possiamo poi andare anche a modificare lo schema di gioco, le tattiche, i compiti che sono le istruzioni, i ruoli come capitano, rigorista, battitore di angoli e punizioni, eccetera. In personalizzazione è possibile andare a modificare tutte quelle che sono divise, guanti, palloni, stemma, eccetera, perché infatti anche i giocatori possono essere personalizzati e questa è una cosa molto simpatica. Il mercato poi si divide in mercato giocatori, quello dei trasferimenti e mercato degli oggetti. Abbiamo gli aspetti, che sono una sorta di skin applicabile ai giocatori che già possediamo per poterli migliorare, un po' come le evoluzioni di FC24. Gli eventi, dove nella schermata degli obiettivi ovviamente abbiamo gli obiettivi che possiamo andare a completare, e poi invece nella seconda tab, quella del pass squadra, abbiamo una sorta di pass come quello che troviamo su tutti i giochi free to play come Fortnite, Brawl Stars, Clash Royale, eccetera. Nelle impostazioni invece è possibile andare a, appunto, a modificare le impostazioni dei comandi, vedere effettivamente quali sono i comandi sia per l'attacco che per la difesa, vedere quali sono le finte che ci sono, le esultanze, modificare l'interfaccia, la telecamera, insomma, cose alle quali siamo ben abituati. Quello che però, secondo me, al momento è il gigantesco problema, che poi in realtà è il core, il nucleo centrale di un gioco calcistico, è il gameplay. Perché come vi dicevo in precedenza, è vero che è un gameplay in fase beta, quindi ancora embrionale, però è un gameplay che non è minimamente al passo e non è minimamente competitivo con quello che c'è attualmente sul mercato. Partiamo subito da quella che è la fase difensiva, che magari all'inizio potrà sembrare più divertente in quanto c'è una mancanza di CPU, questo è vero, potrebbe essere un aspetto positivo, se non però che questa mancanza di CPU in realtà è determinata da una problematica enorme, quella della mancanza di animazione che l'intero gioco ha. I contrasti, ad esempio, sono troppo forti, mentre le scivolate sono completamente inutili. Nel primo caso il contrasto in piedi è veramente troppo forte, sembra di avere il Procione Plus, il gioco di anticipo su tutti quanti i giocatori, anche se si è molto da lontani. E poi sbagliare il contrasto non ti dà neanche questo malus così grande, quindi il tuo avversario, una volta che magari ti aveva saltato, tu sei andato a vuoto, lo rifai in altro e ti prendi il pallone. Scivolate che vanno migliorate perché i giocatori vanno proprio su un binario, tirano dritto e quindi sono facilmente aggirabili. Portieri che sono proprio delle controfigure che stanno messe là a fare la bella presenza, perché anche qua hanno praticamente zero animazioni ed è troppo facile concludere a porta, soprattutto con il tiro a giro. Veniamo poi ovviamente a quella che è la fase di possesso palla, una fase di possesso palla che è determinata innanzitutto da un problema enorme lato passaggi, passaggi che vengono performati in ritardo, controllati dai giocatori ancora peggio, e poi una volta che il giocatore si ritrova palla al piede pronto per sprintare, quando andate a schiacciare il tasto della corsa la palla viene praticamente allungata di 6 metri, rendendo molto facile il recupero della palla da parte dell'avversario, anche grazie al contrasto che vi dicevo in precedenza è veramente troppo forte. Palla al piede poi anche con i cosiddetti micromovimenti, i giocatori non sono per niente reattivi, nonostante comunque quella del micromovimento rimanga
una delle modalità più viabili per poter dribblare l'avversario in assenza di skill, perché le skill sostanzialmente utili sono due, ovvero la finta di tiro, ma anche in questo caso molto macchinosa, e la suola, che anche in questo caso è molto macchinosa. I tiri secondo me sono veramente troppo forti. Una volta arrivato più o meno al limite dell'area rigore, oppure leggermente al suo interno, se caricate il giusto tirate una saracca che buttate a terra il pallone, per non parlare di tiri a giro che sono una delle cose più rotte che io abbia mai visto. Hanno un'animazione che mi ricorda un po' quella di FIFA 09, FIFA 10, che mi ha fatto innamorare dei titoli di casa EA Sports. Infatti mi è piaciuta quell'animazione lì, però è veramente qualcosa di troppo forte. Io ho praticamente fatto su 5 gol, 3-4 gol a giro, ora non ricordo precisamente. Quindi anche questa è un'altra problematica immensa. Io non so adesso quanto sia possibile andare ad aggiungere animazioni all'interno di un motore grafico che ha 24 anni di ritardo rispetto a quella che è la tecnologia che è stata sviluppata da EA Sports, ma anche da eFootball, perché eFootball pare assurdo, ma presenta più animazioni di questo UFL, che secondo me è stato rilasciato un po' di fretta per far assaporare un po' al pubblico quella che poteva essere un'esperienza di gioco diversa, ma che in realtà diversa non è. Io mi aspettavo da questo UFL un qualcosa di diverso, di rivoluzionario, e non una mera scopiazzata, tra l'altro fatta male, di quello che c'è in giro all'interno del mercato, perché è facile secondo me adesso rilasciare una beta che sa di novità, che spinge ovviamente, essendo un free to play, tutti a provarla come ai tempi fu per eFootball, sfruttando anche quello che è un po' il sentiment, no? Della community di EA Sports, che è arrivata a fine gioco comunque, vuoi per un motivo vuoi per un altro, un po' si è rotta le scatole, un po' abituata a fare sempre le stesse cose, è propensa ad aria di cambiamento. Ma io sono sicuro che se EA si presenta al 21 di settembre, quando di solito viene rilasciato il nuovo gioco, quindi in questo caso FC25, con un prodotto di questo tipo, secondo me viene fatta una sommossa popolare sotto la sede in Canada per farlo abortire il titolo stesso. Quindi io di opinioni, prima di ovviamente provarlo e prima di dirvi la mia, ne ho sentite tante. Ho sentito chi questa beta l'ha esaltata in maniera spropositata, ho sentito chi l'ha criticata in maniera troppo esagerata, e poi ho anche ascoltato invece il parere di qualcuno un po' più moderato, magari come quello che vi sto dando io, che secondo me è il modo giusto di interpretare questo prodotto, perché è un prodotto che secondo me banalmente non va comparato a quello che c'è attualmente in giro, nonostante se la chiamino un po' la comparazione, perché sono diretti competitor e perché hanno palesemente scopiazzato e ripreso quelli che sono elementi sia di eFootball che di FC24 in questo caso. Ma per me deve essere un'alternativa, non deve essere necessariamente una guerra dalla quale esce un unico vincitore e l'altro è destinato e deve essere destinato a soccombere. Possono tranquillamente viaggiare su due binari paralleli che magari ogni tanto si scambiano, ma senza mai collidere tra di loro. Infatti io questo è l'auspicio che mi faccio da qui al rilascio di questo UFL, che UFL sappia trovare la sua strada. Al momento la strada che vogliono percorrere è una strada che è già tracciata, ma mentre loro la iniziano a percorrere, davanti gli stanno 24 anni di passi, quindi non è proprio semplicissimo recuperare questo gap. Se invece UFL ha la maturità di dire facciamo il nostro di percorso, capiamo cosa proporre, capiamo che cosa fare, e allora ecco che magari ne può venire fuori un prodotto che poi può servire anche da stimolo agli altri che sono presenti sul mercato per potersi migliorare. Questo assolutamente ce lo auspichiamo tutti quanti. Io sono stracurioso, raga, di sentire nei commenti cosa ne pensate di questo UFL, perché sono sicuro che l'avete provato. Io vi dico che sono tornato, anche quando state vedendo questo video, in live sull'altra piattaforma. Se tutto va bene, che stiamo sotto cielo. Vi auguro una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao.